classic drive bar live. Classic drive bar live. Con il contributo di Teulada 2000 a Roma, in via Teulada 20. Buongiorno e benvenuti alla nona puntata di Classic Drive Art Live, il primo programma italiano in diretta di cui si parla di cultura storica, motoristica, artistica, una fusione di tutte queste, e trasmettiamo, come di solito succede, da Mondadori Bookstore a Piazza Cola di Rienzo a Roma. Grazie Pier Paolo, buongiorno a tutti quanti. Allora, la puntata di oggi sarà particolarmente ricca di contenuti video. Tra cui due mezzi storici di pregio, quindi una Fiat Dino Spider del 2000 1968 e una Triumph Bonneville T120R del 1969. Poi, come al solito, avremo la nostra rubrica eventi e ancora saremo lieti di ospitare Ruggero Lenci, un artista completo. Quindi condividete sul vostro profilo la puntata, ma intanto e soprattutto mi raccomando, Fate i vostri commenti, ragazzi. Ma cioè, non volevo interrompere. No, anzi, io interrompo. Scrivete tutti i commenti, perché sarete. E poi alla fine noi vi risponderemo con molta calma, perché oggi purtroppo il nostro Luca non è potuto essere. Salutiamo Luca. Però prima possibile noi risponderemo ai vostri commenti. Ma intanto, però, godetevi questo primo video. Amletico circonda questa vettura. È una Ferrari per poveri o una Fiat per ricchi? Nata per essere dotata dei 500 motori necessari per l'omologazione in Formula 2 secondo il nuovo regolamento stabilito nel 1965, rappresenta un modello inedito, con marchio Fiat blasonato per l'equipaggiamento del quale è dotato. Un motore Ferrari 2000 6 cilindri a V8. Propulsore addomesticato rispetto al V6 1596 cm3 con due alberi a camme per bancata progettato da Jano e da Dino Ferrari a metà degli anni 50 del secolo scorso, è stato riproposto da Aurelio Lampredi con cilindrata di 1987 cm3 e 160 cavalli. Le forme sinuose richiamano quelle delle Ferrari Coeve e di alcune delle barchette anni 50 del secolo scorso. Il suo essere scorbutica dal sound ammaliante contrasta chiassosamente con una scocca non propriamente rigida. Decisamente attraente, un po' violenta, scorbutica, da domare. È un'autovettura, sì, molto potente, molto forte per l'epoca. 160 cavalli, 2000, 6 cilindri a V Ferrari, quindi un motore Ferrari. I cerchi in lega leggera cromodora di serie con gallettoni a tre punte sono stati solamente coperti da una pellicola protettiva brunita, come parti della scocca sono state riempite di adesivi sportivi. La selleria in sky nero risulta alquanto morbida per una sportiva, ma è semplice e spartana. Veramente sportiva, attraente, entra in coppia a 6.000 giri, il cambio è in una posizione comodissima, veloce, un cambio velocissimo. Lo sterzo è un po' impreciso, ma devo dire il giudizio è molto positivo, derapate, accelerate, molto divertente da guidare, molto divertente. La plancia è di derivazione Fiat, così come i materiali plastici, ma nella stessa è incastonata una strumentazione completa che non ha nulla da invidiare a molte altre vetture sportive. Amici, vi aspetto da voi dei commenti riguardo a questo video, perché come avete visto c'era
questa Fiat Dino Spider che io ho testato. Mi sono anche molto divertito, devo dire la verità, Valentina, cioè la sicurezza in quell'epoca era scarsa, no, pari a zero, perché su una macchina che ha 160 cavalli, un motore Ferrari V6, appunto creato da Lampredi, costruito da lui, progettato da lui, senza cinture di sicurezza, senza roll bar, senza nulla, una macchina velocissima e... Porca miseria, è proprio il gusto del... come se uno volesse provare appunto il gusto del brivido. Sì, in realtà è come andare in moto, cioè tu non hai nessun sistema di sicurezza, se non... poi non avevano neanche il casco, perché oddio, per pilotarla sì, c'era il casco, però insomma in pista. Questa vettura è un po' modificata perché dal proprietario è stata attrezzata con il roll bar, però la vettura di serie, no? Su cui ti andava comunque sì, la velocità. Sì, adesso sarà un attrezzato minimo di sicurezza. Beh, adesso è tutto diverso, purtroppo sono giocattoli, sono dei videogame con le ruote che sinceramente hanno dei limitatori, hanno i controlli di stabilità. Devo dire la verità, si possono anche eliminare queste cose, però non ti dà mai quel gusto del, no, della macchina storica veloce. Sì, quel rischio, cioè tu entri e dici... Chissà. Vabbè, proviamo, nel senso divertiamoci e poi vediamo come va. Vediamo quello che succede. Tu sei mai stata su una Spider d'epoca? No, purtroppo, ahimè, non sono mai stata su una Spider d'epoca, però non è mai... Quale non ti piacerebbe? Che colore? Una rossa? Che più rossa? Rossa. No, no, il colore mi è indifferente alla fine. L'importante è la macchina, l'importante è sentire il rumore, il suono. No, ora l'hai detto, mi riprendi di questa responsabilità. Mi prendo questa responsabilità. Tra l'altro, volevo dirvi anche che voi sapete, lo sapete meglio di me, ma questa Dino Spider ha raggiunto quotazioni incredibili oggi. Cioè, conosco persone che l'hanno comprata anche 10-12 anni fa e adesso hanno, si può dire, un piccolo tesoretto in garage, no? E cosa incredibile, ma per molte vetture storiche succede, per molte auto d'epoca, moto, eccetera. Quindi fortunato chi ha oggi questa Dino Spider o altre similari, ma intanto gustatevi questa Triumph, madonna che gaffo. Aia. E diteci un po' cosa vi suscita, se vi suscita dei ricordi, delle particolari esperienze, sensazioni, se l'avete avuta, chi l'ha avuta ci scriva, scrivete che noi prima o poi vi risponderemo. E vi risponderemo molto prima però che poi. Intanto godiamoci questa Bombi. Profumo di benzina, vibrazioni a volontà, equilibrio di linee, grandi accelerazioni, marmitte a bottiglia, ginocchia che non toccano mai le svasature laterali del gentile serbatoio metallizzato, ma anche trafilaggi d'olio, manutenzione costante ed impianto elettrico Lucas debole. Questa è la Bonneville T120. Statue twin, ovvero bicilindrica, e 120 indica la massima velocità raggiungibile dalla motocicletta espressa in miglia orarie, cioè oltre 190 km all'ora. E perché si è deciso di chiamarla Bonneville? Il Bonneville Speedway è un famoso circuito sito nello stato dello Utah e ricavato a poca distanza dall'omonimo lago salato. Vi ricorderete di Johnny Allen e del suo record mondiale di velocità. Nel 1956 raggiunse infatti 345,100 km/h a bordo di un siluro carenato dotato di un motore bicilindrico non molto diverso da quello della Triumph Tiger T110 che poi si evolverà ed equipaggerà la Bonneville. Questo esemplare Model Year 1969 è in versione T120R. Ed è riconoscibile dagli ammortizzatori Girling regolabili a molle scoperte, dal tubo di compensazione che unisce i due collettori di scarico, dal freno anteriore a tamburo di nuova fisionomia con il piatto cromato sulla sinistra, dal manubrio alto e largo e dall'elegante serbatoio di dimensioni più contenute rispetto a quello della T120. È dotata del famoso propulsore unit bicilindrico quattro tempi fronte marcia a cilindri verticali in ghisa fusi in blocco, con la testa in lega leggera, distribuzione ad aste e bilancieri capace di erogare una potenza massima di 50 cavalli a 6700 giri, con l'ausilio dei due carburatori Amal Concentric. Il telaio è a culla semplice, continua, che si sdoppia sotto il motore. I freni sono entrambi a tamburo, quello anteriore è da 200 mm in lega leggera a doppia camma dalle prestazioni dignitose, mentre il posteriore è a tamburo laterale da 177 mm decisamente debole.
Condurre una Bonneville è un'esperienza che consiglio di provare a tutti i motociclisti. Si interagisce con uno sbalorditivo pezzo di storia dall'anima contraddittoria ma affascinante, magnetica. La Bonneville è tutto il contrario di tutto. È piena di imprevisti, ma ti dona tutta se stessa, ti fa vibrare in ogni senso e compone musica per le orecchie di chi ne è appassionato. O la ami con tutto il cuore e le perdoni ogni cosa o la odi. Non ci sono mezze misure. È donna la Bonneville, una delle più interessanti che abbia mai conosciuto finora. Eccoci qui, quindi avete visto due filmati di seguito. Colonna sonora. Con tanto di colonna sonora. Fanciulli, colonna sonora nostra, classic drive art, moto d'epoca, auto d'epoca, insomma, moto inglese, macchina italiana, entrambe abbastanza sportive. Beh, io direi che la Bonneville si può definire veramente un pilastro nella storia motociclistica e motoristica britannica dagli anni 50 ad oggi, ma devo dire che la R, quella versione lì del 60. Del 69 è stata una moto divertentissima da guidare. Quando l'ho testata ho visto la sua la sua leggerezza, ma anche il suo rombo, il suo motore, il suo suono, la sua è una moto cattiva ma nello stesso tempo delicata, non così cattiva come la Norton Commando, per esempio. Cattiva in gergo? Come la definiresti cattiva? Cattiva alcuni definiscono violente. Violente? Arrogante, come... ignorante, alcuni ignoranti, imponente no, perché è maneggevole, è molto maneggevole, comoda, veloce, però c'è un difetto, come molte moto inglesi, forse tutte, cioè hanno un problema che man mano che tu le usi si smontano, cioè si svitano i bulloni che sono in pollici, oppure c'è per esempio il Lucas, no? Sì, cadono per terra, quindi se tu torni da un viaggio devi comunque stringere ogni tanto la varia bulloneria, ma soprattutto c'è the Prince of Darkness, no? L'impianto elettrico Lucas di tutte le moto inglesi, quello è stato poi una... insomma, è affascinante tornare al buio senza luci, sì, è anche affascinante, questo. Però insomma, è noioso, se cade a pezzi continuamente, insomma... Beh, non è che cade a pezzi, diciamo che piano piano si allentano alcune cose, poi io vorrei che, ormai non si dice più da casa, perché in televisione sei da casa, qui siamo... Ci fosse un'interazione, cioè ci scriviate dei commenti attinenti sia alla Dino Spider che alla Triumph Bonneville T120, perché... Vorrei da voi qualche piccola esperienza, cose particolari che sono successe. Può essere, scusami se ti ho interrotto, ma può essere interessante anche comunque uno scambio, certo. Anche ora in diretta. Ma poi voi non lo sapete, lei ancora non lo sa, ma chi scriverà i commenti su questi mezzi? No, vince il premio. Vince un giro con Valentina dietro alla moto, vicino alla spalla. Quindi Valentina ancora non lo sa, ma insomma... quindi offritevi, scriveteci vale, va bene? Questo occhiale sexy proprio. Socchiale sexy faranno tutti la fila. Tutti la fila. Beh, adesso vedrai che ci saranno 45 commenti in diretta. Certo, certo, non ho dubbi su questo. Non hai dubbi, benissimo. Senti, ma noi dobbiamo parlare, perché ci sono gli appassionati che ci stanno seguendo, degli eventi. Gli eventi in campo di arte, di motori. Siamo già alla rubrica eventi. Mamma mia, cioè proprio velocissimi. Siamo già alla rubrica eventi, velocissimi, perché poi arriva il nostro ospite molto potente. Veramente quindi, ma buoni oggi, no, pochissimi ma buoni, questo è importante perché i contributi video sono utili, perché non per forza uno deve avere 2, 3, 4 ospiti, in realtà la verità è che ci hanno dato in buca 7 persone, esatto. Non lo dobbiamo dire così, non in diretta, non dobbiamo dirlo, però all'ultimo ci hanno chiamato. Abbiamo di meglio da fare, sì. Insomma, sabato mattina, vabbè, ma noi ci siamo giostrati bene, perché abbiamo messo il video di qua, la battuta di Valentina che prima leggeva il copione, stava così a leggere il copione, adesso sì capito.
Adesso praticamente Valentina fa battute a tutto spiano, eccetera. No, oggi è una giornata un po' particolare, non particolare. So, sì, mi sono svegliata strana. Comunque, rubrica eventi, eccoci finalmente giunti qui. Eventi di motori, segnaliamo per gli appassionati di vetture d'epoca l'Historic Day a Padova, domenica il 24 giugno prossimo, e per gli amanti dei mezzi agricoli d'epoca, una novità, attenzione, la sesta rievocazione storica della Trebbiatura, organizzata dalla Manovella del Fermano il 7 e l'8 luglio prossimi. Mentre per l'arte? Per l'arte no, scusami, stavo ancora ridendo. No, bellissima sta cosa dei mezzi agricoli d'epoca, ci andrò sicuramente perché anche prima che lo leggevo. Vabbè, comunque, chiudiamo questo argomento. Mentre per quanto riguarda l'arte, abbiamo Egizi Etruschi, da Eugène Berman allo Scarabeo Dorato, che si terrà alla Centrale Montemattini di Roma fino al 30 giugno. Mentre a Firenze, al Palazzo Strozzi, abbiamo opere di Marina Abramovic dal 21 settembre al 20 gennaio 2019. E condividete questa puntata. Oggi ha bevuto Valentina, scusatela, però la sta aiutando a non leggere tanto il copione. Grazie, gli ringraziamo ancora in diretta il grandissimo Ugo Porcelli, no, va ringraziato. Ugo Porcelli, no, che salutiamo in diretta, salutiamo, per aver detto a Valentina più volte butta via questo copione. Sì, però qui voglio precisare che c'è un po' un controsenso. Perché tu scrivi il copione, vuoi che mi attenga. Tra l'altro una volta mi ha fatto anche una partaccia perché non avevo detto le parole che aveva scritto con tanta cura. E quindi c'è un po' un controsenso, a dire la verità, diciamolo. Allora, non mi hanno mai definito un controsenso, mi hanno detto di tutto, ma controsenso no. È la prima volta, va bene. Okay. Comunque, è vero. Hai in parte hai ragione, è vero. Vabbè, siamo un po' tutti in controsenso. Però qui spingiamo sul filosofico, no, quindi è meglio lasciare. Lasciamo stare, sì, perché sì, insomma. E quindi appunto rinnovo l'invito a condividere la puntata, perché fra poco avremo un ospite, un artista che ci farà conoscere le sue opere che sono veramente molto interessanti. E ci hanno molto colpito. E ci hanno molto colpito. Guardate questo contributo. Siamo già qui, Ruggero Lenci, architetto e professore di architettura, insegna composizione architettonica e urbana alla Facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma. L'attività accademica affianca un'intensa attività artistica. La scelta è tanto per un'arte plastica quanto pittorica, superando le distinzioni tra architettura, scultura, pittura, ma ci dirà di più lui. Benvenuto Ruggero. Grazie. Partiamo subito con la prima domanda. Come nasce la tua idea delle sculture morfemi dinamici? Dunque, sono dei monoliti innanzitutto, quindi partono tutti quanti da un elemento, da un prisma di una dimensione uguale, di stesse proporzioni, che viene tagliato sulle due direzioni a formare degli incastri. Quindi questi incastri sono disarticolabili, quindi si possono sfilare letteralmente, e quindi dà luogo a una dinamica, quindi si va a cercare una condizione morfemica primigenia della forma, prima ancora della idea di una forma compiuta, e questa forma è disarticolabile, quindi dinamica, perché sono dinamici in effetti, si possono sfilare delle parti e allora ciò che se ne trae è una modalità artistica in movimento, cioè che modifica la sua dimensione topologica, il suo assetto. Diciamo che sono sculture ad assetto dinamico. E senti, invece sembra che nel tuo lavoro scultoreo, quello che poi vedremo in foto, vi sia la ricerca di un rapporto architettonico tra i vuoti e i pieni.
È vero? Sì, in effetti io parto come architetto, quindi mi interessa molto la ricerca appunto dello scavo del volume e di un'arte che possa in qualche modo anche dar luogo a un'idea di architettura. Sì. E quindi il vuoto in realtà è volume anch'esso, un volume che non si vede, che circonda la massa plastica del pieno, in questo caso sono strutture metalliche, che sono in bronzo piuttosto che in alluminio. Adesso poi vedremo le foto man mano, ma e quindi scusami, ti ho interrotto perché. E quindi questa dimensione del vuoto è molto importante perché circonda la massa e stabilisce con essa un rapporto. Se noi pensiamo per esempio a un albero, vediamo un albero e vediamo l'albero, generalmente ammiriamo la bellezza dell'albero, però tutto il sistema spaziale che circonda l'albero, così come lo spazio che circonda qualsiasi cosa che c'è intorno, può essere inteso in questo sistema come un volume, che è un volume di aria, di vuoto, di spazio, che mette in relazione tra loro le varie cose. Quindi, se ho capito bene, è giusto, è una cosa su cui io non avevo in realtà riflettuto, perché quello del vuoto, dell'aria, chiamiamolo così, che c'è intorno a quello che in realtà è tridimensionale e materico, fa parte appunto del volume lo stesso. E questa è una cosa sicuramente scientifica a cui io purtroppo non sono arrivato, o comunque non mi è venuta in mente, ma indubbiamente è così. Quindi tu, se consideri una scultura, consideri delle parti appunto materiche dal punto di vista solido, quindi del materiale ferroso che tu utilizzi, metallico, più tutti gli interspazi che sono invece di aria, cioè non c'è il materiale. A quel punto è come se la scultura avesse un insieme di volume quasi cubico o delle forme, cioè un totale fatto dal ferro, quindi dal solido e dall'aria. Però fanno, come del resto succede in tutto, che fanno nella vita anche ora, in questo momento. Sì, tra noi c'è del vuoto, no? Però fa parte del il vuoto, ci mette in relazione, cioè noi interagiamo attraverso questo fluido straordinario che è il vuoto, quindi abbiamo una relazione attraverso questa fluidità che ci circonda, sì, che è come se calasse su di noi, sì, un calco, certo, diciamo che noi non vediamo, non è un calco in gesso, naturalmente, però è un calco di volume fatto di aria, di spazio. Allora lo spazio assume un valore straordinario. Un valore, sì, ci sta permettendo anche di comunicare in questo momento, quindi vale dire. Sì, assolutamente. Uno spazio in relazione a quello che è poi la scultura in quanto che noi vediamo, no? Cioè lo spazio ha un valore immenso per questo, anche in relazione a quello che è il materiale. Sì. Bellissimo, sì. Affascinantissima questa cosa. E senti, che rapporto c'è tra le tue sculture e il momento storico attuale? Ecco, questa è una cosa interessante. Perché riflettono lo spirito del tempo in qualche modo. Sì, riflettono lo spirito del tempo, perché se noi pensiamo che la società, ma da sempre, in particolare adesso perché siamo nel momento di massima evoluzione, sì, semplicemente perché siamo nel terzo millennio, e vi sono dei legami sociali che sono, come le strutture che appunto a me interessa fare, sono difficilmente disarticolabili. Quando si crea un legame sociale, questo legame può essere penetrato, conosciuto, cioè si può entrare all'interno di un sistema e in modo, se uno ha le chiavi, se no, certo, non c'entrerà mai. Certo. Per esempio in un sistema politico bisogna passare attraverso le elezioni, ma ci sono dei sistemi anche molto poco degni, tipo mettiamo dei sistemi di mafia, eccetera. All'interno di questi sistemi, o anche sistemi semplicemente di gruppi, di massonerie, eccetera, se non si ha la chiave non si entrerà mai, si rimarrà sempre esclusi da questi sistemi. Sì, tra l'altro chiavi diverse rispetto agli ambienti, rispetto ai modi e chiavi, no? Differenti, no? Chiavi sono le differenti. Chiavi, però quella è la logica per poter poi penetrare. Quindi le sculture che io faccio hanno questa relazione con questi temi, ovvero il fatto che all'interno di questi dinamismi si può trovare proprio la chiave di penetrazione e quindi la possibilità di articolare e disarticolare un sistema in modo non distruttivo, perché sappiamo tutti che un sistema si può disarticolare anche in modo distruttivo. Chiaro. Ecco,
Quindi sono dei meccanismi di disarticolazione di un sistema che può avvenire in modo non distruttivo. Allora, la relazione tra, diciamo, la scultura e la società in questo caso è proprio questa, ovvero trovare delle chiavi di lettura per poter penetrare all'interno dei sistemi anche sociali attraverso l'arte in modo non distruttivo. Ah, ecco, questa è una cosa che è molto molto interessante, cioè la spiegazione che tu hai fatto ora mi ha colpito, come se, ma come mi hanno colpito le tue opere, cioè le tue sculture, e devo dire anche la pittura, perché tu adesso noi facciamo vedere, stiamo facendo vedere, no, in diretta tutte le tue sculture che sono particolari e colpiscono, ma la pittura di la pittura di Ruggero Lenci è una pittura che colpisce allo stesso modo, da emozioni differenti, ma l'intensità, almeno per me, è stata la stessa quando ho visto un suo dipinto. Tra l'altro ci sono dipinti adesso. No, adesso non li abbiamo. Aspetta, se Luca può rimettere la foto dell'ultima foto, ecco questa scultura, ce la puoi commentare? L'ultima che stai... Sì, questa è ancora in fonderia, e quindi la stiamo terminando, ed è una scultura che si chiama Furor Mathematicus. Ah, ecco, Furor Mathematicus. Perché c'è molta matematica nella costruzione fisica proprio di questo oggetto, fatta di scatolari che sono tutti torti e curvi, sì, a formare questo insieme che è fatto di 50 pezzi che sono poi giustapposti e saldati in bronzo, e questo è una... io questo qui l'ho fatto su base triangolare, quadrata, pentagonale. Questo sì, è su base pentagonale, perché la figura, sì, vediamo, che si vede... c'è l'angolo iniziale in alto, no? Sì. Una specie di vetta, non si vede morbida, ma comunque c'è, e poi si sviluppa, sì, in questa maniera. Sì, sì. La figura vuota che si vede, sì, cioè, quindi vuoto, il vuoto proprio è pentagonale. Quindi può avere varie geometrie. E diciamo che io sono stato, devo dire la verità, affascinato e quando ho visto per la prima volta il famoso marchio della Pura Lana Vergine, che mi stupiva con tutti questi movimenti, e devo dire che quel marchio mi è sempre imbalzato in testa per decenni, fino a che poi non ho sviluppato in tre dimensioni qualcosa di mio che fosse completamente diverso da quello, ma che contenesse queste linee parallele curve che generano quindi una spazialità e una solidità che diciamo è poi intrisa nello spazio fluido di cui dicevo. Infatti il parallelismo con quel marchio, cioè me ne fate dire, mi stai dando degli spunti in diretta molto molto interessanti. Cioè, quello è un marchio che io vedevo sulle coperte della nonna, della mamma, insomma, cioè non in casa, e mi colpiva per il suo, diciamo, fra virgolette, non è un arzigogolo, però insomma è una complessità di... un marchio molto, molto importante, che ha avuto poi tutta una sua storia, insomma. E poi mi ricorda quest'ultima scultura, sarà perché ancora non è finita, quindi ancora abbiamo la sezione che non è tonda, ma è squadrata dei vari pezzi, no? È cubica, cioè come puoi definirla? La sezione è spirulosa, è quadrata. La quadrata rimarrà, cioè, e quella rimarrà, infatti. E mi ricorda, non so a voi, ma lo dicevo prima con Ruggero davanti a un caffè, prima della puntata, mi ricorda un po' le moto degli anni 20-30, almeno io che sono puzzista, e tu dici, ma perché ti ricorda le moto degli anni 20-30 se il manubrio che è di quella consistenza, comunque metallica, è a sezione tonda e quella è quadrata. Perché stranamente mi ricorda, non ti so neanche spiegare il motivo, ma mi viene in mente una moto Guzzi sportiva degli anni 20-30. Forse sarà per il telaio che non è a sezione tonda totalmente, forse sarà per il manubrio della C2VT, diciamo delle moto Guzzi, diciamo più della C4V, cioè queste moto Guzzi sportive che avevano il manubrio elastico e a sezione squadrata. Però comunque mi dà quell'idea di futurismo in parte, non voglio dire, non voglio fare dare una descrizione, non giudicarla in maniera errata dal punto di vista artistico prettamente, però mi dà quel senso anche di collegato ai motori d'epoca, molto antichi. Non so su Ma guarda, quelle moto erano veramente delle sculture, quindi delle opere d'arte, in volano, sì, no? Volano pesantissimo, certo, tutto tornito,
ogni singolo pezzo. Io ho ammirato tantissimo, adesso francamente ne vedo pochissime, però quando i meccanici le restauravano proprio ancora 30-40 anni fa, le smembravano per riverniciare tutti i pezzi, e quindi tu avevi proprio il, no, il, sì, riuscivi a capire. E quindi sì, vi è veramente una straordinaria, diciamo, capacità anche da parte appunto di questi amanti, di cui tu sei uno straordinario conoscitore. Io purtroppo non conosco tutte queste sigle, tutti questi nomi, però devo dire effettivamente. Beh, c'è un leggero minimo di parallelismo, di, no, di similitudine, di, ci si può arrivare, no, con l'impressione almeno che uno ha. Se qualcuno appunto parte anche dalla meccanica, allora sicuramente riesce a portare nell'arte qualcosa che ha questi ricordi, sì, queste scaturigini. Sì. Poi tu mi hai detto anche che eri un motociclista, beh, che quando uno era motociclista lo è sempre. Però diciamo, tu un motociclista britannico, perché quando vedevo che tu mi consigliavi, mi suggerivi un termine per quanto riguarda quando parlavo della Bonneville, perché Ruggero è stato proprietario di una Norton Commando gialla, sì, è vero? Ma che ricordo, se ti dovessi dire un ricordo così, tac, da dire al volo. Ma una moto straordinaria, perché senti, cioè rispetto a queste fantastiche moto di oggi che hanno, come dire, un motore, ma anche di 30 anni fa, sì, quelle che vengono dal Giappone, cioè, questi orologi, queste astronautiche, la moto inglese è una moto che quando andavi sentivi veramente il colpo di quel pistone, insomma, e quindi sì, dopodiché unito a questo dovevi sopportare le perdite d'olio, perché c'era questo carter immenso, no, che le guarnizioni, cioè che con le deformazioni dovute alla temperatura immancabilmente tolleranze, cose varie, cioè. Però bisogna dire che posso definire le moto inglesi rispetto a quelle giapponesi, non me ne vogliate amici appassionati di moto nipponiche, però sono ferri, quindi veri ferri, veri motori, vere moto non addomesticate. Sono dei cavalli di razza. Dei cavalli di razza che sono anche scorbutici. Sono scorbutici. Possiamo dire la differenza tra la moto inglese, secondo te, e la moto italiana, no, di quell'epoca, anni 70? Una potrebbe essere l'amante, l'altra potrebbe essere la moglie. Ma io devo dire no, secondo me il culetro che deve essere ancora montato Che fa saltare in aria finché non lo domi. Cavolo, ti sgroppa, è una moto che sgroppa, sono moto che sgroppano, ci dà, vero? È giusto, bellissima definizione, metafora particolare. E poi un'ultima cosa con Ruggero, perché mi ha incuriosito anche questo, parlando, conoscendolo, eccetera, ma voi, quanti di voi utilizzano, ahimè da un lato, perché sono moderni ma sono utilissimi, i sensori di parcheggio? Immagino tanto. Tu le usi? No, macchine, io no, personalmente no, però mio padre non ne potrebbe più fare a meno, lo dicevo anche prima. Ma dai. Perché sì, cioè sono obiettivamente sono comodissimi. Perché dovete sapere che è un parcheggio, se stai, insomma, a seconda del suono, quanto dista dall'altra macchina, cioè è utilissimo, anche perché sennò sai come si fa, poi arrivi a toccare, perché poi quello è d'obbligo, a toccare la macchina dietro, per evitare che ogni tanto si bacino i paraurti. Allora, Ruggero e il suo amico, e poi ce lo racconterà meglio lui, hanno brevettato anni 80, i sensori che noi abbiamo tutt'oggi come dotazione sulle nostre auto moderne. Sulle vostre, perché non ce n'è auto. Essendo precisati, perché spiegaci bene. È vero, si è creato in 1944, quando abbiamo avuto novembre, brevettato i sensori di tastiera. E quindi io e l'ingegner Massimo Ciccarello, che è un ingegnere elettronico, che al tempo era alla Marina Militare come sottufficiale, e ha fatto la sua tesi sui radar, e quindi aveva capacità tecnologiche per proprio implementare l'invenzione, che abbiamo fatto insieme, quindi ai nostri due nomi, è stata registrata nel 1984 come domanda e rilasciata nel 1988, quindi stiamo parlando di più di 30 anni fa, ed è infatti a cercare poi in rete la data è più tarda, per dire, no? È anteriore rispetto ad altri che poi hanno fatto altre cose.
Noi abbiamo avuto appunto questo brevetto e siamo poi, diciamo, abbiamo visto come questo poi si è sviluppato, ma sempre con lo stesso criterio, ovvero quello delle onde ultrasoniche. Ecco, spiegaci bene a livello tecnico, quindi onde ultrasoniche. Alla quale idea poi si è affiancata quella delle telecamere che ti fanno poi vedere no, le varie direzioni nelle quali sì. stai parcheggiando, stai andando, fanno vedere un po' tutto intorno all'automobile, che quello non ci avevamo pensato. Senti, ottimissima idea che avete avuto in tempi, tra l'altro, veramente, insomma, diciamo non sospetti rispetto che negli anni 80, io sono nato nel 82, quindi questo mi fa un po' no, è una cosa un po' particolare. Avevi 2 anni. Prego? Avevi 2 anni. Avevo 2 anni, ma non sapevo ancora di onde ultrasoniche, non conoscevo, ahimè, i loro due compagni, ex compagni di scuola, che hanno inventato, anzi, veramente complimenti anche al tuo socio o amico dell'epoca ancora, immagino. E però volevo ricordare, ma figurati, volevo ricordare a tutti che, adesso Ruggero ce ne parlerà, è un fuori tema, ma ne abbiamo parlato, della sua collettiva, perché ricorda la data e il posto, la collettiva di cui abbiamo parlato prima. Ah, questa che sì, questa adesso, che si verrà sì, adesso, così invitiamo tutti. Ecco. Giovedì 12 giugno, sì, ci sarà. Aspetta, una... giovedì o martedì? Martedì, scusa, sicuro? Sì, martedì 12 giugno alle ore? Alle ore 18:30. Alle ore 18:30. E alla Cappella Orsini, in via di Grotta Pinta, a Roma, sì. È dietro Campo dei Fiori, nella zona appunto centrale di Campo dei Fiori. E, Cappella Orsini, 18:30, ci sarà appunto una mostra collettiva. E tu esporrai scultura o pittura? No, io parteciperò, sì, con un quadro. Benissimo, io l'ho già visto, è uno di quelli. Io no. No, allora dovrò... Non l'hai visto, però hai visto qualcosa di simile. Tu hai visto quelli grandi sì. con le piante delle sì. chiese e le facce. Sì. Qui ci sono solo facce. Non ci anticipare tanto, però questo fatto di avere nel quadro solo le facce ci incuriosisce moltissimo. Allora, carissimo Ruggero, io... è vero? No, dico, qua ci voleva qualche quadro da esporre? Tra le foto, no? Ah, tra le foto, sì. Beh, ma anche da esporre, chissà se Mondadori può darci la possibilità di esporre, no, infatti, non infatti. Magari delle tele immense, però ma... se vogliamo accontentare tutti quanti, poi alla fine... Dobbiamo esporre anche moto? Beh. Lo so. Vabbè, comunque, vedi. Vabbè, insomma. Comunque, Ruggero, grazie per essere stato con noi, rimani altri 2 minuti, è stato un piacere averti in trasmissione. Un piacere, è stato un figurati. Grazie. E adesso siamo in chiusura. Siamo già arrivati alla fine. Quindi se vorrete essere voi i prossimi ospiti della puntata o avere anche uno spazio dedicato, scriveteci una mail a info@classicdriveart.com e visitate il nostro sito web classicdriveart.com. E se siete interessati oltretutto ai cosa? Prossimi eventi che ci saranno... Ah, ci saranno degli eventi? Non lo so. Ah, beh, penso proprio di sì. Beh, sicuramente. Nel caso ci fossero degli eventi troverete tutte le informazioni sul sito web oppure nella pagina Facebook Classic Drive Art. Mi raccomando, seguiteci. Beh, giunti al termine di questa puntata, ormai salutiamo e ringraziamo anche Luca Calvaresi alla regia, ancor più voi, sempre più fedele, gentile e corretto pubblico per averci seguito in questa occasione. Beh sì, vi diamo appuntamento Valentina ed io alla prossima puntata di Classic Drive Art Live. Ciao! Ciao!